prova ad alzarlo leggermente, ecco. Sta andando, eh? Vai. Allora, dopo questa piccola interruzione che probabilmente è stata determinata da una difettosità della memoria della nostra videocamera, riprendiamo la nostra analisi degli avvenimenti così come narrati dai media embedded e riprendiamo da una cosa che a noi interessa in maniera particolare, perché queste sono notizie che non hanno il debito commento, sono notizie. Allora, questa notizia qua riguarda Metti una toga in famiglia, si tratta ovviamente dei soliti familismi, cioè tutti insieme appassionatamente, con una toga, un cappello in testa e praticamente anche con le mutande di bandone. Ci sono queste belle signore, vedi, queste belle signore che si esibiscono nelle loro manifestazioni di pura giustizia, di giustizia integrale, esattamente. Sono persone, vedi, questo c'è anche uno con i capelli lunghi. Ogni tanto qualcuno la restano comunque. No, ma questi qui, no, questi. Allora, questi qui chi sono? Quelli che si spartiscono i soldi della mafia. Perché gli italiani credono che la magistratura che confisca i soldi, che confisca le proprietà, i beni della mafia e della camorra, sia una magistratura che poi questi beni li mette a disposizione del popolo. Ma che cazzo pensi che sia? È una lotta interna a mafie e camorre, nonché 'ndranghete della stessa risma. Sono diverse, si combattono tra di loro. C'è la mafia della giustizia, non a caso si tratta di persone che hanno delle estrazioni natali molto chiare, molto evidenti, se no non entravano in magistratura. Devono essere ovviamente nativi di certe località che chiamiamo così siciliane, se no non entravano in magistratura. Ma questa è una denuncia che è già stata fatta molto tempo fa da qualcuno che attribuiva il tutto alla mentalità di queste persone e non invece all'appartenenza mafiosa di queste stesse persone, perché qui questi individui e l'appartenenza vanno in parallelo, esatto, sì però voglio dire, uno potrebbe, certo. Quando qui ci raccontano che questa giudichessa se faceva il pieno di benzina gratis avvalendosi un po' su un povero benzinaro, quando sappiamo che questo personaggio è qui, è vero, andava al ristorante e non pagava il ristorante, questa è gente che brucia il paglione, questa è gente abituata a bruciare il paglione, capito? Ecco, allora, cari amici, forse noi non sapete cosa significa bruciare il paglione. Qui ce l'abbiamo. Il paglione era l'antico materasso, diciamo. Appunto. Allora, bruciare il paglione significa andare con una puttana e non pagarla. Quindi si chiama bruciare il paglione. Oh, noi che siamo vecchi conosciamo anche queste dicerie, no? Era un'abitudine abbastanza frequente, quindi che te devo dire? Preferisco chi va con una puttana e non la paga, magari poi il giorno dopo ci ritorna e gli fa un regalino, a questa qua che invece va al ristorante e non paga, perché queste sono manifestazioni proprio da satrapo, di satrapia di infimo ordine, perché queste sono proprio cose, capito? Un vero satrapo queste cose non le fa, un vero ras è uno magari che ti fa tagliare le mani, però queste cose non le fa, questi sono solo dei cialtroni. Ladri nello studio dell'avvocato che poi rinuncia all'incarico. Francesca Sciauqui e Monsignor Valeco ai tempi della loro amicizia. Ma dicono che fosse un'amicizia del tutto formale, perché corrono voci su questo Monsignore che abbia delle particolari caratteristiche tipiche di certi preti, Diciamo così? È vero Panariello? È vero Giorgio Panariello?
che tu conoscevi molto bene le amicizie, capito? Le amicizie, di questo Monsignor Vallejo, che quando la polizia del Vaticano lo è andata a cercare a casa, lui invece stava festeggiando Halloween assieme a Giorgio Pagnarello, la ex amante di quest'ultimo. E poi c'era un altro amico comune che non si sa bene chi sia, insomma, la gabbia dorata del corvo. Allora pare che il Vaticano sia abitato in prevalenza da corvi. Non è strano il fatto che quando il buon Francesco, Francesco il Pio, no? Ha detto che vuole ripulire la curia. Vuole ripulire la curia. Ha preso un po' di lisoformio perché per ripulire la curia ci sono delle incrostazioni che risalgono a 2000 anni. Vorrei sapere soprattutto a chi cazzo lo dice, sì. Ma che non lo sa che i cardinali sono pari suoi? Che cazzo vuoi dire? Prima o poi se lo tolgono dai coglioni, no? Quando tu hai tra i denti qualcosa di fastidio, pigli lo stuzzicadenti e te lo togli, no? Certo. Ecco, allora, monsignore Vallejo Balda, il prelato accusato di aver dato le carte alla stampa e agli arresti, ma trattato con tutti i riguardi, e teme per la sua vita. Lui teme per la sua vita. Ma siate seri, preti. No, quindi, per tornare al discorso, i cardinali, va detto, che hanno pari potere del Papa. Tutti. Certamente. Sono inter pares, certo, loro. L'hanno eletto, quindi, tra di loro. Quindi lui non ha nessun potere di bonificare la curia, come dice lui. Comunque gli hanno fatto cacciare a Bertone 150.000 euro. Sai quanto lui. Per lui è uno sputo. Figuriamoci. No, per lui è uno sputo, però tirchi come sono, ladri di polli come sono, si attaccano tutto. Hai visto che questi qui si sono messi in tasca tutti i soldi delle cose, no? Delle elemosine che... Prima era classico, pure preso. Classico. Prima era pure preso. Non è una cosa rara, è così sempre. Una volta facevano le indulgenze perché la gente credeva che veramente li trovava. Capito? Adesso che la gente ha cominciato a capire che le indulgenze non hanno significato, perché quando tu vendi qualcosa devi dare delle garanzie, no? Io ti vendo, no? Ego te absolvo a peccati studi. Queste cose noi le dobbiamo fare capire ai nostri amici. Se la diffusione di tutte queste iniziative di carattere finanziario che hanno ammorbato il mondo è servita... Guardiamo Telethon. Lascia stare Telethon, perché lì poi è un traffico talmente ignobile che non ne parliamo assolutamente. No, noi parliamo di tutte queste finanziarie... E di tutte queste cordate, di tutte queste vendite, pensate, le vendite che hanno fatto, e hanno il coraggio di dire che erano legittime, le vendite che hanno fatto ai poveri abitanti di Arezzo e della provincia di Arezzo, che avevano in conto corrente all'Etruria e li hanno fregati. Adesso i dirigenti che hanno portato avanti la fregatura dicono che l'hanno fatto per ordini superiori, eccetera. E noi l'abbiamo denunciata, infatti, dopo ne parliamo. No, l'abbiamo denunciata, ne abbiamo già parlato. No, non abbiamo parlato, dopo ne parliamo. Poi ne parleremo. Io mi limito sempre su questo argomento a ricordare una cosa importantissima, che l'attacco non è stato dovuto alla disonestà di questi cialtroni, ma è stato dovuto invece al fatto che il buon Renzi aveva dichiarato che non avrebbe mandato le truppe italiane in Iraq. Questo ha comportato lo scoperchiamento di questa valvola, no? Per cui Banca Etruria, che era e continua a rimanere uno dei forzieri del potere cattocomunista toscano, anche perché è la banca che gestisce, d'accordo con una stranissima catena di interessi mafiosi, la Coop, oltre alla Coop, ma ci sono gli interessi degli orafi di Arezzo, che è una ricchezza naturale italiana. Gli orafi di Arezzo sono quelli che ha chiusi e a Cortona in epoca etrusca, cioè del 500-600 avanti Cristo in poi anche in epoca romana e poi in epoca medievale,
hanno inventato per esempio la granulazione, la tecnica della granulazione dell'oro. Sono i più primi grandi, fra il mondo. È una delle più grandi ricchezze dell'Italia, il traffico dell'oro lavorato. Certo. Allora, signori miei, se l'orsignor... No, Arezzo è al mondo l'epicentro della lavorazione dell'oro. Se lorsignori hanno ritenuto di dover colpire Renzi e lo hanno fatto nel cuore di una entità che rappresenta esattamente una economia sostanziale e duratura dell'Italia, così come hanno voluto colpire gli olivi della Puglia con l'invenzione della xylella. C'è l'attacco oramai chiaro, plateale, della Germania alla ricchezza dell'Italia. Esattamente, perché la Germania, ha speso più di quello che ha prodotto. L'Italia ha messo da parte tutto, come l'ho scritto qualche ieri, non so se hai letto l'articolo che ho pubblicato su Alba. No, dillo agli amici in modo che andiamo a vedere tutti. Su albamediterranea.com, dove c'è anche il tuo articolo di a proposito del che hai fatto l'altro ieri, sì. Non mi ricordo adesso il tema. Dedicato all'aula sorda e grigia. Bravo, esattamente. Ecco, ci sono i nostri due articoli, andatevi a vedere, e lì io appunto in questo articolo dico esattamente quello che c'è da dire in merito, insomma, ecco, perché tollerare continuamente diciamo scavalcare il problema e non affrontarlo è la peggiore azione sia tattica che di qualunque altro genere che nessuno di noi si può permettere più di fare. Certamente. E quindi bisogna cominciare a ragionare in termini di opposizione costruttiva, non solo elaborativa, cioè non solo di pensare a che cosa fare per reagire a questa strategia di attacco concentrico all'Italia e agli italiani. Agli italiani, in particolare dalla Germania, che si deve tutelare quei 52 o 62 miliardi di euro di dollari che la Deutsche Bank ha fornito allo Stato tedesco e di cui non rientrerà mai più in possesso. È fuori discussione. E adesso appunto sia la Francia che la Germania, la Francia che deve rientrare in possesso di 400 miliardi di euro di debito pubblico che c'ha in mano loro del nostro debito, per cui sono i primi nostri creditori, fasulli ovviamente, ed è il motivo per cui fasulli, le nostre, ma anche nemici, perché hanno bombardato la Libia dove c'erano le nostre proprietà. Le nostre aziende, non a caso, soprattutto quelle alimentari, da anni stanno facendo il trapasso sotto la governance francese. Esattamente. E quindi perché? Perché c'è un come la Carrefour, ricordiamocelo bene. C'è soprattutto la grande multinazionale dei formaggi, no? Come si chiama? Vabbè, ma sai, sì, vabbè. Io lo dico per i nostri amici, che è inutile che andate a Carrefour a comprare, cari amici, anche se Carrefour è aperta 24 ore su 24. Quindi c'è da una parte la Francia che vuole rientrare in possesso di questi 400 miliardi di euro di cui detiene i titoli del debito pubblico, e dall'altra c'è la Germania che ce n'ha un po' di meno, 300 miliardi, e che altrettanto vuole entrare in possesso di questi soldi veri, non di pezzi di carta emessi dallo straccio, da quello straccio di Stato di governo che ci abbiamo negli ultimi 10-20 anni, ma vuole entrare in possesso di beni reali italiani. Ecco perché questo attacco qua alle banche, perché l'attacco alle banche è funzionale all'acquisizione dei, attraverso il bail-in e altri dispositivi del genere, tipo la legge 130 del 99, dei beni degli italiani. Esattamente. E questo è il problema. È tutto questo gioco che va in corso da 20 anni, ogni volta ci raccontano una cazzata diversa e ci raccontano solo il dito, non ci raccontano la luna. Esattamente. Ogni volta c'è un indice, una volta c'è il medio, una volta c'è l'anulare, no? E ci raccontano perché c'è l'anulare piuttosto che l'indice medio. No, non ci hanno mai raccontato, e questo lo sto dicendo adesso io, che il vero problema di tutto questo contesto di sfascio, di lotta intestina
in Europa, e non, e in particolare in questo caso, diciamo, di, in questa prospettiva di cui stiamo vedendo il problema, perché il problema ha mille sfaccettature e mille prospettive, questo problema che riguarda l'Italia e la Francia e la Germania è questo qui. Ecco perché, come diceva l'amico Nino Galloni, la Germania da 20 anni abbondanti, dal 92-93, quando ha visto che la sorpassavamo, e eravamo da, come prodotto manifatturiero, eravamo in Europa i primi produttori, prima dei tedeschi, nel 91-92-93. L'inventiva italiana in campo della meccanica è superiore a quella tedesca. I tedeschi sono sempre venuti da noi a imparare. Anche l'elettronica, anche nella tecnologia in generale, capito? Allora, continuiamo quello che stavo dicendo prima. Questo qui, spero che lo vediate, la mafia dell'antimafia, perché su queste cose noi dobbiamo avere una coscienza ben netta. Qui abbiamo una magistratura che è di questo calibro. Ricordiamocelo, la mafia dell'antimafia, l'antimafia è una mafia. Eccolo qua, proseguiamo nella nostra lunghissima analisi. Piazza Affari, campione d'Europa, niente meno, vedete? Piazza Affari, campione d'Europa. Allora, bella. Vittorio Puledda, finanza e borsa, i padroni fantasma, chi comanda nelle public company. Noi l'abbiamo già detto in altri video anni fa, quindi per anche un bel po' di tempo fa, quindi va riaggiornata la questione. Allora, secondo voi, non so se ve lo ricordate, ma attorno agli anni fra il 90 e il 2000 ci fu incredibile una cosa del genere, ma fa parte del gioco che si è giocato a quell'epoca, alla faccia dei risparmiatori, alla faccia dello Stato italiano, alla faccia delle istituzioni, delle leggi. Fatto sta, insomma, che la Consob è diventata, indovina un po', come la Banca d'Italia, una SPA, che può essere diventata la Consob una SPA. Esattamente. Oh, uno si domanda, ma perché fare una SPA, un'associazione di controllo? È una cosa folle. Certamente, come anche l'Italia, perché, la Banca d'Italia. Perché, indovina un po', qualcuno doveva gestirla. Certamente. E non qualcuno nominato dalla Banca d'Italia o dal governo italiano. O dal governo. O da qualcuno, diciamo, che abbia interesse a avere, diciamo, sotto controllo l'interesse degli italiani, no? Lo volete sapere chi è il proprietario di questa SPA, la maggioranza di questa SPA? Secondo voi, chi ce l'ha? Io non lo so. Ecco, ve lo dico io. La City di Londra. La City di Londra. Che novità. Si è comprata la Consob nel 2008, se mi ricordo bene, ha assunto la maggioranza della Consob. Sotto forma di... La City di Londra non è un ente... No, no, è un ente denominato. La City di Londra opera all'interno della City. Uno stato dentro lo stato esattamente inglese, ma fisicamente chi è che l'ha comprata? No, io non lo so. La City, la corporation. La City è una corporation ed è proprietaria anche del suolo extraterritoriale di quel quadrilatero di 200 metri per lato che sta al centro di Londra e che non è controllabile e non è sancibile, non è accusabile da parte di nessuno all'interno del Commonwealth. Bene. Questo per dire, insomma, in che mani, in che gioco di incastri e di raggiri, di matriosche, di pupi e pupari che ci siamo, diciamo, oramai trovato davanti a fatto compiuto. Allora, qui ci sono tre altre cose della Repubblica Affari e Finanza. Petrolio, vincitori e vinti con il barile a $35. Vincitori e vinti con il barile a 35. È pompato quel prezzo, sì, è pompato al ribasso, lo sai, no? Ma certo, pompato al ribasso in funzione antisovietica. Esatto, antirussa. In funzione antirussa, che però si sta ripercuotendo in maniera drammatica, soprattutto nei confronti dei petrolieri del Golfo, noi della Siria. Certo, anche la Siria il petrolio non ce l'ha. Come no? L'Iraq, ma l'Iraq oggi è controllata dagli Stati Uniti. Cramer Ball, l'australiano alla cloche dell'Alitalia. Ecco, a chi gestisce l'Alitalia, hanno fatto tutta una serie di operazioni durate una ventina d'anni per poter trovare la giustificazione di svendere l'Alitalia. Allora, una cosa va detta. Quando dovessimo mai andare al potere noi,
noi facciamo una cosa semplicissima, la nazionalizzazione di tutte le aziende superiori ai 20 milioni di euro, 40 miliardi di una volta più o meno, e la estromissione dal territorio italiano, come hanno fatto tantissime stati seri, delle associazioni, dei gruppi manageriali e di quant'altro che non siano italiani, e la distribuzione delle azioni di queste aziende nazionalizzate ai cittadini italiani, non solo gli operai ma anche ai cittadini. Allora, festeggiamenti per l'aumento enorme dei voti a Podemos, noi siamo anche noi, perché anche noi possiamo. Alcuni dicono potiamo, ma io diciamo possiamo. No, ma il bello è che Podemos è un'altra organizzazione controllata dai soliti amici delle rivoluzioni colorate. D'accordo, però anche lì l'operazione è ampiamente ambivalente, tant'è vero che certo, qui c'è certo, la fotografia con i palloncini viola, attenzione ai messaggi. C'è anche certamente tanta gente per bene, come anche nel Movimento 5 Stelle, è controllato sempre dai soldi ignoti o noti, come volete dire, di cui non si sa nome o cognome, ma si sa bene l'appartenenza, ma allo stesso tempo c'è tanta gente per bene che alla base o anche negli apparati dirigenziali comunque ha a cuore gli interessi della nazione. Esattamente. Contrariamente a certe altre operazioni colorate che invece erano chiaramente intese nel favorire esclusivamente gli interessi di loro signori. Il pubblico ministero di Etruria, il mio incarico non è politico. No. Poi c'è il Cantone, così farò da garante. Ebbene, Cantone farà da garante. Allora, lei fa da garante. Io l'accetterei una garanzia di questa. Allora, il signor Versace, non Giorgio, l'altro fratello, non mi ricordo mai come si chiama, che era mio collega, si presentava in riunione ai canvas di lavoro con due stanghe del genere, una dalla parte e una dall'altra. Cristo in croce fra i ladroni. Allora, dice Cantone, qui c'è una vignetta, contro la corruzione giocheremo ai quattro cantoni. Ecco qui la vignetta. Proseguiamo. Di roba ce n'è tanta. 2016, l'anno che verrà, casa, azioni, BTP e fondi, guida ai buoni rendimenti per non sbagliare. C'è ancora della gente che crede... C'è della gente che crede ancora che puoi investire in queste cose, BTP, azioni, però vada non credere. Allora lo dico agli amici, comprate oro, che costa ancora poco, argento, rame, brillanti grezzi, pietre più o meno preziose, non ha importanza, anche le agati vanno bene, Sì. Tanto per dirne una, insomma, non c'è bisogno che siano... Potete comprare anche, che ne so, delle lumache, se trattate in maniera... Poi le rane da fare fritte sono buonissime, fate un allevamento di rane. No, una volta quando io comprai il terreno, c'era il mio vicino, aveva fatto un bel allevamento di lumache, di helix, e poi è andato a male, No, vanno tutti a male, poveracci, perché no, è successo ho l'impressione che il tuo vicino fosse quello che conoscevo io. poveraccio, mi regalava queste sue lumache, ma poi andavano male, per cui non poteva produrle, perché dopo un po' scoppiavano i contenitori, perché andavano male e quindi producevano gas, certo, che non era dei più profumati. La manovra dei tanti bonus, vedi? Questo invece, j'adore Dior, vedi, adora Dior, e io adoro a lei, vedi, adoro. No alla sfiducia, Boschi, questa è la più bella, Boschi, io lascerei se le accuse fossero vere, le accuse sono un miliardesimo di quello che tu hai fatto, tuo padre, brutta tua nonna, tuo zio, brutta tua sorella, troia. E tua madre. Denunciateci, brutta troia.
Giannelli, una giornata importante, non capita tutti i giorni di baciare la Boschi, tutti, ah, bella questa qua, dopo la... Oh, diciamo che questa qui è una bella donna sicuramente, ma è molto viriloide e il suo comportamento ambiguo è un po' loffio. Va bene, comunque, come ti... Allora, questi qui, ma bella la bella vignetta, tutti a baciare la Boschi per congratularsi dopo il suo intervento, che ovviamente ha preparato lei con le sue mani, con le sue manine d'oro, durante la notte. Si è alzata da letto. E questo l'abbiamo visto, questa è una manovra di tanti bonus, tensione, ecco, tensione governo Banca Italia, arbitrati a Cantone, segnale anche alla Corsob, Boschi si difende in aula, eccolo qua, capito, contro Banca Italia, governo contro Banca Italia, penso un po', cosa da non credere. Ma chi lo scrive, chi è questo strumento? Adesso... Ah, il Corriere della Serva, sì, istituti di credito, Visco ricevuto da Mattarella, la madò, cazzo, la mummia che incontra il ladrone. No, ma bello è, io vorrei capire come fa la gente a bersi sta roba qua, cioè, ma proprio vuol dire che sei proprio idiota, proprio irrecuperabile. Ma no, bello, il Consiglio Superiore indaga sul pubblico ministero di Arezzo, il Consiglio Superiore, capito? Ma è il consiglio inferiore a chi, su chi indaga? Ma, cari amici, arbitrato a Cantone. Cioè, l'arbitrato viene messo in un cantone. Ma io con questo avrei quasi concluso, perché abbiamo detto tante cose, questo qui l'abbiamo detto, questo e questo. La gabbia dorata l'abbiamo detto, vedi qui tutto il resto. Va bene, dai, chiudiamo qui. E tutto il resto è silenzio. Eccolo qui, ma questo lo dovevamo, che tristezza. Le comunali sono un voto politico, la crescita del Movimento 5 Stelle con loro è paralisi. È paralisi, con lui no, è Fassino che l'ha detto, capito? Lo scheletro, il morto vagante, the dead man walking, capito? Eccolo qui, avevamo parlato prima di questa cosa importantissima, l'abbiamo trovata. Questo è indicativo, cari amici, non scapperete dalle grinfie di questi signori, il messaggio è totale, eccoli qui, stanno tutti alla rievocazione della cieca. Non so, che noi l'avevamo detto prima, può darsi che sia sfuggito perché si è bloccata la videocamera, ma è importantissimo questa cosa, la rievocazione della nascita della cieca. Ricordiamoci che il KGB, di cui Putin è stato uno dei massimi vertici per lunghissimi anni e lo è tuttora, e giustamente, perché sa quello che vuole, sa quello che fa. La cieca, eccola qui, è stata ricordata, è un avviso a chi rompe eccessivamente i coglioni. Spero che si veda bene questa cosa. Eccolo qui Putin con altri suoi caporioni, ok? E questo è più che sufficiente. C'è un'altra notizia, Polonia in piazza, Valesa evoca la guerra civile. Andasse a fanculo. In Polonia. Andasse a fanculo. Appunto, Valesa. In Polonia. Esattamente. Il pari di Gorgio. Esattamente. Gorgio. Pagati dalle stesse mani e con gli stessi dollari. Eccoli qua. Se la prendono contro il governo che è stato, è andato legittimamente al governo, al potere, e che è un governo che ha qualcosa da dire in relazione all'Unione Europea. Direi di sì. Va bene, chiudiamo qui? Io direi di sì. Chiudiamo qui. Pace a bientôt. A bientôt, monsieur. Monsieur dame.